Ebbene, oggi si fanno piccoli esperimenti sulle modifiche che ho fatto ai droni. Tutte e due riguardano i Beeper, uno è il Batman, l'altro è il Desiree. Che così si possono vedere anche le due modalità, diciamo, no? Perché una modalità è quella interna, che è quella che ho usato per il Batman per ridurre il peso, vedete? Tutto interno, ho tolto tutte le plastiche del Beeper eccetera e ho lasciato fuori l'altoparlantino che l'ho fatto diventare tondo e anche il LED, una novità, anche se poi questo mi si è infilato dentro, invece volevo che sbucasse fuori. Vabbè, dopo lo tiro fuori e lo incollo meglio. Vediamo se funziona, nel senso che sicuramente 4 grammi li porta, no? Come peso, cioè non è neanche da pensare il contrario. Solo che ho dovuto smanettare un sacco, per cui... Hai visto mai che si è staccato qualche filo, qualcosa? Hai visto mai? Per cui, vabbè. Adesso niente, facciamo una prova proprio minuscola. Tra l'altro non ho caricato le batterie, non ho fatto niente. Cioè, c'ho ancora le batterie dell'altra volta. Per cui potrebbero essere scarichissime. Soprattutto quelle del drone, perché ho fatto anche una prova di durata. E quella era batteria C, quella proprio esaurita del tutto. Qua adesso vediamo se con le altre due, vediamo solo se vola, dai. Vedete, si vede anche il LED, che lo so che uno dice che ci fai, basta, che ci fai con sto LED che è piccolo, ok, quando c'è la luce del sole so anch'io che non c'è verso, capito, che così. Oddio, qua dovrei fare tutta la cagata della schermata, del coso, perché devo vedere che magari per sbaglio non abbia modificato anche qualche cosa, insomma della telecamera, no? Perché qua tutto può succedere, assolutamente di tutto. Quindi niente, facciamo una prova rapida. Qua non si vede niente. Cavolo. Per ora qua si vedono cose stranissime, almeno questa qua. Ma qua si è acceso. Che qua con sto buio. Sì, dai, i LED ci sono. Cioè con sto buio, con sta luce. Ah, ecco, connesso, bravo. Hai capito finalmente di doverti connettere. Chissà perché le altre volte non l'aveva capito. Sì, fai le telefonate, fai stronzate che non c'entrano niente con quello che voglio io. Ah, sì, andiamo su 3 adesso, madonna mia. Niente, scusate, sto usando lo smartphone, quello è il discorso. Aspetta che mi metto il cappellino, ma c'è un sole fetente. Adesso qua devo stare qui 3 ore per aspettare che questo imbecille non capisce che non c'è il collegamento a internet. L'ho appena eliminato, ma figurati se lo capisce. Figurati se uno smartphone può capire una qualsiasi cosa. Niente, adesso qua tutta la vita cerca di collegarti. Ho eliminato i dati, stronzo. Niente. Senti, si può farlo scomparire sta merda? Dai, cos'è che è questo? Qua non si vede niente. Facciamo anche il video per quel che serve. Niente, vediamo se funziona, che non sia successo qualcosa di terrificante, pochi scherzi. Difatti, non fa niente. Benvenuti in Area Clear, vaffanculo. E mi ha fatto andare via il controllo? Ah, Gesù. Ah, adesso proprio... completamente da buttare via il drone, praticamente. Dai, non so che cazzo è successo, ma rifacciamo tutto da capo. Cioè che qua, ma l'ho capito cos'è lo smartphone, si attivano 200 applicazioni, io non gliel'ho detto, a caso, fa quel che cazzo gli pare, fa assolutamente quel che cazzo gli pare, non gli frega niente di quel che dico io, attiva le cose, salvata, connetti la bestia, ma è questa, ma no, non è questa, cos'è sta merda, o è questa qui, ma sì, forse è questa, non capisco più niente, oh Gesù. Niente, non funziona più il drone. Ogni cosa del mio drone è rotta.
niente, non mi dà la telecamera, cioè non funziona più niente, dai, in pratica. Salvata, accedi, connetti, non salvare, solo stronzo. Cioè, quella connessione di 3 di merda mi ha cambiato tutto, immagino. Mi ha cambiato ogni cosa, niente, non funziona più niente. Tutto il drone da buttare via. Salvata, connetti devi fare, non salvare. Niente, la telecamera non funziona. Il drone... Madonna! Abbiamo notato già un piccolo difetto nel drone. Un piccolissimo difetto. È precipitato subito senza alcuna ragione al mondo. E qua c'è una bestia che non si può spiegare. Cosa c'è? La batteria scarichissima. Oh, Dio mio. Ma come si fa a non arrabbiarsi? È una cosa pazzesca, dai. È tutto fatto per farsi incazzare da matti. Ho solo aggiunto il beeper. Non gli ho fatto un'operazione a cuore aperto. Dai, dove sono queste batterie? Dove sono? La A. La A l'ho usata però. La B, dai, la B forse è quella. Ah, ho la C dentro. La C era proprio quella super scarica. La C era quella super scarica, dai. Che forse almeno c'è una spiegazione logica a questa pazzia. Cioè non si collega più. Acquisizione indirizzo, bravo. Connesso, adesso puoi restare per un attimo. Fare cose normali. Oh, Dio mio! Che fatica mostruosa, ma sì, avevo messo proprio la batteria C. La C era quella che avevo usato per la prova di durata, il che significa che non aveva neanche un volt di elettricità dentro, dai. Video. E adesso però ho preso una botta prima. No, non funziona proprio. Non funziona più il drone. Non funziona più. Qua non so cos'è sta roba. Niente, non funziona più. Non c'è più niente che io possa fare. Niente, lampeggia così, è impazzito. Ho fatto una modifica e adesso il drone da buttare via. Pensare che questa era una formalità, cioè era ovvio che funzionasse, non c'è nessun motivo al mondo per cui non funzioni. Adesso si ricomincia da capo, che non prende la telecamera. Va bene. Qui poi c'è il sale di merda. Adesso sta funzionando, la batteria non è proprio scarichissima questa. Ovviamente non c'è verso di vedere anche la telecamera. È lentissimo. Non ho fatto nessuna modifica all'antenna, non mi sono fidato perché c'è una situazione all'interno spaventosa, cioè spaventosa. Ci sarebbe un sacco di spazio, no? Per metterci 2 milioni di cose, il che è bello. Però lasciano tutto vuoto il drone e mettono tutte le elettroniche in un francobollo. Pressato tutto vicino, a 1 millimetro di distanza. Cioè lì come faccio una goccia di stagno è il massacro, capite? È un massacro. Sì, dai, io vorrei anche però provare a... Oh, gli ho dato lo stop e non si ferma? Oh cazzo! Ehi! Adesso ti fermi! È stato un disastro, dai! Diciamo che spero che i primi casini siano successi solo perché c'era la batteria super strascarica. Però tutto quello che poteva andare male è andato male.
Per fortuna che almeno c'è il beeper. Questo mi ripaga di tutto. Sì, ma è una merda, non funziona niente. Sì, basta, basta. Adesso almeno una singola piccolissima prova. Qua c'è un solo, dai. Lasciatemi, non dico niente adesso, non voglio dire niente. Non voglio dire niente adesso. Che impedisce la vita, impedisce di guardare, che non permette di fare niente. Che impedisce tutto, 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 tutto. Non si può guardare gli smartphone, non si può guardare nulla, non capisci più un cazzo quando c'è il sole. Solo se fai così, senza guardare per terra, ecco, allora vedi le cose. Alzi lo sguardo, il mondo è finito, non c'è più. Sono un po' arrabbiato anche. Cioè adesso non si riattiva più, non si collega più alla cosa, salvata, mi dice. Tutte le volte bisogna fare una procedura più lunga possibile, mi raccomando, che ci si rompa molti coglioni, perché sennò non va bene. Via, via, adesso è l'attivo, ecco, mi fa tutto da capo tutte le volte. Salvata non me ne frega niente, connesso, ok. Le cose proprio semplici, fatte apposta per me, così non mi arrabbio e sono felice. Ecco, adesso si vede, c'è il mio piede, dov'è il piede? Ah, qua, e c'è una foglia. Vabbè, dai, facciamo il video. Qui ovviamente vedere sti led, niente, continuano a lampeggiare. Niente, quando fa così che lampeggia vuol dire che non funziona. Il motivo ovviamente non esiste, non c'è un motivo, è solo per rompere i coglioni. Qua c'è il mio sudore che sta colando giù. Niente, ancora non si collega. Tutto molto immediato, molto comodo. Ma chi è che ti ha detto di fare qualcosa, dai? Oh, si è collegato, adesso però mi sembra che non ci sia più, non c'è più la telecamera, giustamente, perché sennò se va tutto bene, capito, non c'è gusto. Adesso si ricomincia e così via, si passano le ore in questo modo, connessione, connesso, ok, tutto molto semplice e intuitivo, potrebbe fare in automatica, è un programma, non è un blocco di merda. Può riuscire ad accedere alla connessione, ma programmatori del cazzo non sanno fare niente, ovviamente. Adesso si ricollega, vediamo se adesso c'è tutto. Se c'è tutto. Perché adesso precipita giù invece subito. Adesso sta facendo il video, forse. È molto lento. Lento, anche se ho l'impressione che il discorso della velocità, no? Veloce sì, veloce no, insomma dai, in teoria avrebbe tre velocità questo, non riguarda la velocità dei motori, ma la velocità di rispondenza del controller, cioè adesso praticamente ci mette un po' per prendere i miei comandi o li prende più leggeri, quando metto una velocità maggiore, adesso potrebbe già scaricare la batteria, va bene, diciamo che funziona tutto. Che funziona tutto molto bene, insomma, e qua cadono le foglie, perché è autunno, mi dispiace, il tipico video noioso e stressante, ma non è possibile che io faccia tanta fatica per fare sti beep, queste cose, e poi tutte le volte delusioni, adesso gli stop funziona, sì o no? Ah, funziona, Fermiamo il video. Poi vabbè, quando avrò le batterie completamente cariche e tutto, farò delle prove per vedere quanto dura la batteria, per vedere a che distanza va adesso. L'unica cosa che ho fatto di modifica all'antenna, non l'ho spostata perché ho paura, c'è un'elettronica super complessa, non si riesce a fare una saldatura a pagarla, è stato quello di raddrizzarla un po' perché era fatta a forma di L, cioè il peggio del peggio proprio. Invece l'ho messa in linea retta, insomma dai, che funziona un po' meglio. Dio mio, che nervoso. Sì, ho capito. Che nervoso, mamma mia, che nervoso. Ho dovuto usare lo smartphone. Prima ero un po' felice, poi dopo è venuta fuori la roba dello smartphone, quindi la giornata è rovinata, va bene. Ok. Adesso, basta, rompe le palle. Da notare che il beeper, sì, è collegato
a monte, diciamo, dell'interruttore, per cui anche con questo spento funziona. Poi non so se questo sia davvero un vantaggio, però non è un vantaggio, eh. Poi guardate che genialata, quando uno dice essere un genio. Hochfrequenz 5, ecco, fischietto ad ultrasuoni. Per lunghe distanze, perfetto. Perché questa è una grandissima idea, direte a voi? Perché? Qui ci ho messo le cambrette. Perché? Cioè, vi spiego, questo fischietto qui, dov'è? Oddio, dove l'ho messo? Porca vacca, mi sa che l'ho lasciato a casa. Vabbè, quel... Madonna! Ma che mi si è svitato? Mi si è svitato quello a canne mozze? Ma porca puttana! E cadono le foglie. Cioè, me lo dici pure. Ma tu guarda, cos'è che ha scritto qua? Desire Troia, ma chi è che ce l'ha con il mio drone? Che è il drone più bello che esiste al mondo? Ma sto filandrocchia. Oh, mamma mia, qua va tutto di schifo. Qua va tutto di schifo. Mi sono perso, spero di averlo perso a casa. Cioè, si è svitato tutto quanto il perno da solo. Pazzesco. Si è svitato tutto il perno da solo. Vabbè. Questo qui perché dovrebbe essere utile a ultrasuoni, no? Che uno se lo chiede, me lo chiedo anch'io. Perché gli ultrasuoni noi non li sentiamo, noi esseri umanoidi. E allora, con l'altro fischietto che ho perso, è vero che riuscivo a farlo suonare a 9 metri il beeper, che va benissimo. Però faceva anche un suono rumorosissimo, fastidiosissimo. Ora mettiamo che io perda il drone in una zona che non è quella di una steppa solitaria, ma è un posto un po' anche come questo, se vogliamo, dove c'è anche gente che gira col cane o barboni vari, eccetera. O magari una zona di periferia dove ci sono anche strade così, e mi metto a fischiare. Cioè magari ci metto mezz'ora per trovarlo, mezz'ora a fischiare, che poi mi si fermano le macchine perché pensano che sia un vigile. Cioè, è una seccatura, no? Però qua non riesco più ad aprirlo adesso, non ho messo le cambrette. Allora, l'idea qual è? Si è capito che le stagioni passano e tutto. Basta questa calamita, merda! Allora, il punto qual è? Il punto è molto semplice da spiegare. Queste cambrette mi danno fastidio. Il punto è che con questo qui io non disturbo la gente e neanche le mie orecchie, se vogliamo, che è pure meglio, no? Con rumori strani, ho sentito un rumore stranissimo adesso. Per cui in pratica io potrei suonare con questo che è silenzioso, cioè adesso lo proviamo, no? Però in pratica io già lo so come sono quegli ultrasuoni, tu non senti niente, cioè senti come c'è proprio un suono quasi inudibile, no? Cioè per l'essere umano inudibile. Ma in realtà poi, questa confezione però è molto bella, tengo, però poi in realtà lo sente perché questo qui si attiva proprio con le frequenze elevate, no? È quello il discorso. Con le frequenze elevate. E il vantaggio è che non si disturba nessuno in questo modo, neanche me stesso. Adesso proviamo a farlo suonare e vediamo anche a che distanza va. Perché è pure regolabile, cioè se anche con una frequenza non funzionasse, si può girare, cos'è che si gira? Si gira questo e dopo, capito, perfetto. Adesso lo proverò, vi dico subito che voi non sentirete niente, neanche io d'altronde, se non un suono appena percettibile. Ma vedrete che quello lì si attiverà nell'apparente silenzio, che è fantastico questo. Adesso, visto che non sentirete il suono, vi faccio un gesto con la mano quando faccio il suono. Cioè, è successa una cosa scientificamente inspiegabile. L'ho sentito anch'io. Allora è vero che sto diventando lupo mannaro. Ma oggi non c'è il cielo ricoperto di nuvole. È vero che quello lì mi ha fatto vedere il dito, però non è la stessa cosa, insomma. Forse bisogna regolare meglio la frequenza, girando sta rondella. Osservate, eh. Gesù, Giuseppe, Maria, credo di incominciare a perdere sangue dalle orecchie. Ma cazzo, sarebbero ultrasuoni questi? Questi qui bucano i timpani.
oggi va tutto storto, cioè io non voglio neanche rilasciare dichiarazione a questo punto, non voglio rilasciare nessun tipo di dichiarazione, cioè non è possibile, gli ultrasuoni che nessuno nel mondo li può sentire sono famosi per non essere sentiti, io questo qua glielo do indietro, io questo qui lo porto al negozio di animali e gli dico chiaramente, è una bidonata. Però c'è una signorina un po' arrabbiata lì. Vabbè, gli dico, non funziona molto bene questo prodotto, lo sento anch'io e il beeper è il beeper e il cane non risponde, ecco, devo dirgli che l'ho preso per il cane, no? Perché sennò queste qui devo spiegargli cos'è il beeper, i droni, cioè, capito, ci metto troppo. Il beeper funziona, almeno il beeper funziona. Vabbè, allora sentite, adesso metto via questo catorcio, cioè questo catorcio, questo drone che sarebbe anche bello, però vabbè, niente, prima dai, ha funzionato male solo perché c'era la batteria completamente azzerata e per quello, insomma, dai, non per altro. Adesso che so che grosso modo funziona, perché alla fine gli ho fatto fare un voletto anche con la telecamera, anche se il collegamento alla telecamera wifi non è propriamente intuitivo, ecco, ci mette mezz'ora, bisogna fare tutte le cose in una specifica sequenza. Allora facciamo così, breve pausa perché adesso proviamo il Desire e vi faccio vedere il secondo tipo di beeper, cioè il beeper è lo stesso, ma invece di quello interno al drone con saldature c'è quello di appiccicarlo esternamente e qui l'ho fatto per il Desire. E vediamo che non crea interferenze, eccetera, eccetera, come regge il peso, tutto. A tra poco. Ok, adesso devo fare anche la calibrazione del compass, ma prima vi faccio vedere, perché il discorso è quello. Vedete, qui è il sistema che avevo consigliato a Carlo e a qualunque persona voglia aggiungere un localizzatore tipo beeper col fischio facilmente, senza star lì a fare saldature. Qui l'ho dovuto fare per forza anch'io, perché questo è 7,4 volt e non posso alimentare un beeper che funziona 3 volt con 7,4. Ho già provato in passato, si è fuso il beeper. Quindi gli lascio dentro tutto, la batteria, ogni cosa, ho tolto solo l'anellino. Velcro qui, questo qua è marrone, questo è bianco. Qua da notare che visto che è bombato la superficie del drone, per evitare che rimanga bombato questo e bombato anche questo dall'altra parte, ho dovuto metterci due striscioline di gomma piuma in pratica sui lati per dargli una forma bombata. Adesso si fa così, come vedete non c'è pericolo che caschi. Qua bisogna vedere però se funziona bene, che non mi crea problemi col GPS, con le calibrazioni delle bussole, con tutte ste cazzate. Calibrazione compass 1, calibrazione compass 2, perché il rischio è quello, no? Il peso dovrebbe reggere, insomma, dai. Sono 10 grammi in pratica, però bisogna vedere che sto oggetto in più non crei qualche anomalia. Adesso mi ricordo come funziona sto drone, non mi ricordo più niente, faccio anche il video tanto per dire di far tutto, queste sono delle striscioline, non mi ricordo più, ah sì. Sempre questo, sì, ma è una cosa mostruosa avere sempre il sole. Senti, facciamo una cosa. Andiamo da quello in modo che c'è solo alle spalle per una volta, mi dà troppo fastidio sta cosa. Oddio, arriva il cane. Qualche uso quel fischietto che ti spacca i timpani, l'ha spaccati a me, figurati a te che sei canino. Adesso proviamo, però è sbilanciatissimo. Sbilanciatissimo. Vediamo se col GPS va tutto a posto, aspetta eh. Oh cazzo. Porca vacca! Porca vacca! Allora vi spiego il problema. Mi sono dimenticato che questo va 10 volte più veloce dell'altro. Questo è il problema. Questo è il problema. Ah, quelle giornate storte, cioè me ne rendo conto proprio di quelle giornate stortissime in cui va tutto male. E quindi non va bene, dai, non va bene. Qua adesso cosa devo fare? Rifare la calibrazione. Cioè, è sbilanciatissimo da sto peso che sarebbe pure minuscolo. Che palle. Perché vi dico che c'è un'altra variante che io potrei fare. Quella di ridurre anche qui la plastica, i pulsanti, le cose inutili, che sono quasi la metà del peso.
e poi lasciargli soltanto, capito, il minimo necessario. Il problema lì è capire come mettere il velcro, perché io devo appiccicare l'elettronica quasi, ma ridurrei di molto il peso, perché adesso è sbilanciatissimo. Adesso io non so se funziona dopo tutto sto casino. Cioè, dopo aver usato quell'altro drone mi sembra proprio incontrollabile questo. Ma incontrollabile solo perché, guarda, uccelli neri. Cioè proprio non mi ricordavo più come. Cioè qua lo sfiori e va un chilometro. Dai, vediamo se funziona il GPS. No. Aspetta. No, non funziona niente il GPS adesso. Sto incominciando a scoprire vari problemi. Ma il GPS c'è o no? No, mi dice qua. Ah, non ci sono i satelliti, ma sono rincoglionito. Abbiate moltissima pazienza. Sono completamente rincoglionito. Non mi sono ricordato dei satelliti, non so niente, non capisco un cazzo. C'ho il sole negli occhi, tutto sta andando male. Dove sono i satelliti? Beh, comunque questo qua ne ha 11. Ma che scemo che sono, ho premuto il pulsante per la macchina fotografica invece del GPS, sono rincoglionito proprio. Mamma mia. Non mi ricordo più i comandi, passo da un drone all'altro e non mi ricordo più i comandi, dai, vediamo. GPS. Sì, dai, col GPS funziona, facciamo il video per quel che serve. Perché io in realtà avevo anche una missione da fare, ma in questa giornata in cui va tutto storto, qua c'era questa casa abbandonata che io volevo vedere dall'alto, no? Però... Sì, proprio col sole così... Cioè, questo è troppo veloce, cazzo! Sta funzionando questo GPS o no? Ma qui non riesco più a vederlo. Si arriva al punto in cui... Adesso vedo qualche cosa dall'alto, sì. Che fa? Qui. Senti, andiamo molto più in alto per essere sicuri. Oh Madonna. Qui ci sarebbe la casa. Le macerie. Senti, torno indietro. C'è anche sta antenna che funziona a 800 metri quando sono fuori. Dai. E quando mi serve davvero, dopo 50 metri sbarella, non è che va tanto bene allora. Sono molto insoddisfatto di tutto quello che sta succedendo oggi. Ma no, è già stato storto, dai. Alla fine in qualche modo ha funzionato il Batman, che c'era stato il problema della batteria scarica, bla 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 bla. Alla fine sta funzionando anche questo, se metto il GPS davvero invece che scattare foto come un cretino. Funziona tutto, è che io oggi proprio sto male. Mi sono svegliato male oggi, che sono arance quelle. Cioè arance, no, non credo arance, dai, che sembra il cacchi. Qua sta per finire la batteria, dai, finiamo il video. O incomincia adesso, no, ecco. È andato tutto bene. Dio mio, che come è brutto quando è tutto storto, no? Cioè che non è andato male in effetti, però oggi mi sento che va tutto storto, ecco. C'è una aura negativa su di me, intorno a me, dentro di me. Di per sé è funzionato tutto. Una volta messo il GPS rimane stabile. Poi è vero che quando volevo guardare qualcosa col sole alle spalle e sta qui che fa schifo, non so perché, o 800 metri in pianura o appena c'è un albero, niente, cioè non so. Comunque almeno una cosa positiva è che il beeper non si è messo a fischiare da solo, no? Perché io avevo paura che le eliche creassero un suono che lo facesse fischiare sempre, che quello sarebbe stato un problema. Oh, che succede? Perché non funziona più il beeper?
Che cazzo? Perché non funzionava più? Madonna mia, cosa significa le giornate storte? Le giornate... ma che è un'arancia davvero? No, no, l'arancia è un cacco. Adesso anche il bipack funziona benissimo, non fu... E qui non c'è più il fischietto, mi sono perso il fischietto a Lupara. Molto bene. Comunque solo per dire a Carlo, vedi, fai anche tu come me e anche tu sarai contento come sono contento io adesso. La mia ombra si accascia. Va bene. Ma niente, dai, niente. Sono le giornate storte, inutile cercare robe di filosofia. Quando le giornate sono storte, le cose possono anche andare bene e tu invece hai l'impressione che vadano male. Qui in pratica sono già scaricate le batterie, perché il difetto, sì, è un bel difetto di questo sistema qui, è che non si alimenta con la batteria del drone, per cui devi sempre considerare il rischio che si sia scaricate le batterie. E quindi così, devi cambiarle ogni tanto. Va bene. Niente, sono molto triste oggi. Perché ho avuto l'impressione che tutto sia andato male, anche se poi alla fine non è così. Voglio dire che a parte il fischietto ultrasonico che mi ha forato il timpano sinistro, ma una piccola emorragia che sarà mai, voglio dire, no? Abbiamo sangue in eccesso, i salassi fanno bene. I salassi quando ti tolgono un po' di sangue per farti stare meglio. Ogni volta che uso quel fischietto io ho un salasso, per cui meglio di così. Non so neanche più cosa fare, come si fa, non so più niente, sto facendo tutto a rovescio. Ho capito, sono un po' sconvolto oggi. No, non va bene oggi. Oggi tutto va male. Oggi va tutto male. Poi c'è questo sole mostruoso che mi impedisce di vedere bene, di capire le cose. Tutto male oggi. E questo beeper che in pratica si sarebbe già scaricato, no? Perché in effetti è vero, questo è il beeper bianco che ho usato anche quel giorno col Batman e che poi ho usato a casa così per fare le prove varie volte. Adesso arriva il cane incazzato perché gli ho fatto il fischio. Sì. Senti che canea. Comunque vabbè dai, insomma, abbiate pazienza. Dovrò controllare le batterie del beeper per vedere se sono già scaricate. E comunque in quel caso lì, cioè ne ho tante di riserva, no? Adesso io ho fatto un sacco di esperimenti in questi giorni proprio perché stavo mettendo lo su e tutto. Però poi in pratica l'utilizzo normale è lasciarlo sempre spento con l'interruttore spento, il beeper, quando non usi il drone. Solo in quel momento in cui stai per far volare il drone, accendi l'interruttorino del beeper e così a quel punto si dovrebbe scaricare pochissimo la batteria. E quindi in teoria dovrebbe accadere che magari la cambio una volta ogni 2 mesi, insomma, le batterie. Adesso io qua c'è stato un periodo di grande utilizzo, per cui capito tutto. Mi dispiace tantissimo di coinvolgervi nelle mie giornate nere, è che non ero proprio sicuro che fosse una giornata nera, l'avevo un po' intuito. Poi c'è quello che ho fatto il dito, quel disegno lì, e lì insomma ho cominciato a fare delle prove. Niente, video interlocutorio di prove, andate così e così. Ci sono rubette da sistemare, insomma. Intanto vi saluto, vi chiedo molto scusa per questo video insignificante, ma io devo metterlo. E poi vediamo la prossima volta se faccio missioni esplorative o se faccio qualcosa di più bello con i droni, che però funziona tutto. Vi saluti, alla prossima volta.